Apri cena con Mirella Giraldi, si apre la festa dell'unità. Innanzitutto dobbiamo dire per la prima volta segretario cittadino del Partito Democratico, una donna, è il momento delle donne e sicuramente è un bel impegno. Sì, certamente è un grande impegno per me che è per la prima volta che affronto questo percorso e anche politicamente sono abbastanza nuova. Anche se ho sempre avuto una grossa passione per la politica, ho colto quindi questa opportunità prima candidandomi come consigliera per le elezioni amministrative e poi seguendo con passione il partito e finché sono arrivata a questa carica politica per me molto importante. Sicuramente le donne hanno un momento particolare, stanno venendo fuori. Qualcuno dice che è anche positivo questo. Ecco, allora veniamo al Partito Democratico, veniamo a quella che è la festa, festa dell'unità. Dallo scorso anno Renzi ha detto che bisognava cambiare nome, si è ritornato a parlare di festa dell'unità. Quali sono i temi di questa tre giorni che affronterete ad Apricena? Innanzitutto per la prima serata dedicata appunto alle donne parleremo dall'inizio del percorso politico delle donne in occasione del 70° anniversario del primo voto alle donne e si parlerà quindi di come in questi anni c'è stata la partecipazione attiva delle donne in politica. Poi affronteremo altre tematiche, domani ci sarà Speranza, l'onorevole Roberto Speranza, poi avremo domenica parleremo del referendum, quindi ci sarà l'onorevole Michele Bordo e l'ultima sera è dedicata ai giovani e con il loro percorso il titolo è Restiamo in Puglia e quindi si parlerà un po' di tutte quelle che sono le progettualità riguardo ai giovani. Senta, le donne, 70 anni, sì, il percorso è stato duro, lungo, ma penso che ancora oggi c'è tanto ancora da fare. Sì. C'è tanto ancora da fare, anche qui c'è stato molto entusiasmo per la mia elezione, però ci sono state molte persone che temevano perché le donne secondo alcuni non hanno quella forza necessaria per affrontare certi percorsi, invece io ho ricevuto la fiducia di molti proprio perché hanno visto in me una persona molto testarda, che si impegna molto e quindi hanno riconosciuto in questo alle donne, la forza di volontà che spesso è superiore a quella degli uomini, mi dispiace per gli uomini.